Allora, partiamo con i nostri tool. Una volta che li installeremo, oltre alle classiche tab in cui abbiamo suddivisi tutti i vari strumenti, nodi che si possono utilizzare all'interno di Alteryx, ne apparirà una Alteryx Connector for SAP. Il primo tool che andiamo a utilizzare è il SAP Logon. Questo tool ci permette di generare la connessione verso SAP, il che significa che io dovrò andare ad aggiungere uno dei miei ambienti, dovrò andare a mettere un nome utente e una password, che io in questo caso ho deciso di salvare direttamente nelle impostazioni. Se esiste all'interno di SAP una sorta di sicurezza legata a chi può vedere cosa, ovviamente grazie a questo login il tutto viene mantenuto. Tra i parametri di connessione, adesso qui voi vedete il system type, la URL del server, il nome, il metodo di autenticazione, se è il metodo standard o con single sign-on. L'authorization type, esistono anche altri parametri che si possono settare, come ad esempio la lingua. Se all'interno del nostro SAP si può scegliere una lingua quando facciamo il login all'inizio, può essere un parametro che può essere implementato per poter vedere direttamente tutte le descrizioni e tutto quanto nella lingua desiderata. Quindi si può veramente configurare ogni singolo aspetto di connessione. Dopodiché abbiamo questi due tools, Business Object Universe, che ci permette di andare a interrogare gli oggetti, e il WebAI, che invece ci permette di andare a interrogare direttamente i report WebAI. Ognuno di questi tool contiene sempre al suo interno un connettore L, che sta per login. E se noi gli connettiamo il tool con cui abbiamo aperto la connessione al SAP Logon, sarà lui che passerà i dati di connessione a tutti gli altri tool della suite che andremo ad utilizzare. Prima cosa che posso fare è una ricerca di quelli che sono gli oggetti che effettivamente io posso utilizzare, per i quali ho permessi. Abbiamo questa visualizzazione ad albero, oppure se siamo più abituati a lavorare con i codici e gli ID, abbiamo anche la visualizzazione a lista. E una volta deciso quale oggetto vogliamo andare a connetterci, clicchiamo su OK. In questa prima schermata, quello che possiamo fare è prima di tutto decidere come vogliamo vedere le etichette. Le vedete, in questo caso sono stati dati dei nomi, diciamo, leggibili. In basso abbiamo un menu a tendina che parte di default su text, perché è quello che ci aspettiamo effettivamente di leggere. Volendo, possiamo vedere anche la key e il testo, o addirittura anche i nomi tecnici presenti all'interno di SAP. Quindi a seconda di come siamo effettivamente abituati tipo a lavorare, a guardare i nostri oggetti, ci ritroviamo la stessa modalità all'interno del tool. Quello che possiamo fare è scegliere le colonne, diciamo, qualitative che vogliamo andare ad utilizzare, ed eventualmente anche mettiamoci dentro anche una metrica, almeno capiamo qualcosa. E se abbiamo un valore all'interno di una gerarchia e non vogliamo perdere tempo a fleggarle tutte quante, possiamo direttamente fare tasto destro e abbiamo un Select Child Node per andare a selezionare tutti gli elementi che stanno all'interno di un child. Dopodiché posso aggiungere un tool che si chiama Browse, che mi permette di vedere i dati all'interno di Alteryx e mandare in esecuzione.
Vabbè, adesso ci ho messo tipo 4 secondi per tirar giù tre righe di dato, non fa testo, però nell'esperienza che ho avuto lavorando proprio con questi tool, estrazioni che richiedevano tipo 40-50 minuti venivano eseguite nel giro di 5 minuti, il che è veramente un gran risparmio di tempo. Ma soprattutto il vantaggio maggiore è che una volta che noi abbiamo scaricato questi dati, possiamo manipolarli in modo molto molto semplice all'interno della piattaforma Alteryx stessa. Solitamente il più grosso problema che di solito le aziende hanno è dicono: va bene, io ci metto queste 40 minuti per tirarmi giù due Excel giganteschi, poi mi ritrovo questi Excel e non so come lavorarli, perché se provo ad aprirli e fare dei cerca verticali mi esplode il computer perché sono talmente grossi, ci sono talmente tanti dati che effettivamente non ce la fa Excel. Quindi la piattaforma Alteryx poi ci viene in aiuto non solo per connetterci in modo veloce, ma anche poi per maneggiare e manipolare i nostri dati. Potremmo anche pensare di connetterci a due differenti oggetti che contengono dati differenti, abbiamo bisogno di metterli insieme tra di loro in qualche modo, facendo dei cerca verticali, delle join, chiamiamoli come vogliamo. Se abbiamo bisogno di fare dei filtri, abbiamo un'intera tab che si chiama Filters and Variables. Posso fare un search, lui mi fa un elenco di quelle che sono tutte le colonne. Ma è molto più semplice cliccare direttamente su un elemento e scegliere ad esempio Add New Filter. In questo modo lui mi apre già la pagina dove con una ricerca posso andare a vedere quali sono i valori che ci sono dentro e possiamo andare a porre dei filtri con i classici operatori, qual to, minore, maggiore, in between. E per alcuni di questi filtri esiste anche la possibilità di fare uno split, il che significa che se io vado a fare ad esempio un in list per chiedergli il fiscal year 96, 95, 94, wow, che dati aggiornati che abbiamo dentro, richiedendo anche lo split, tecnicamente quella che verrà fatta sarà una prima query per tirar giù il fiscal year 94, una seconda query per tirar giù il fiscal year 95 e una terza query per tirar giù il fiscal year 96. Dopodiché il tutto verrà rimontato insieme in un'unica tabella. Questa funzionalità di solito è molto apprezzata perché SAP al suo interno contiene dei veri e propri controlli sulle query, soprattutto quelle che arrivano dall'esterno, troppo grosse e spesso e volentieri capita che il processo viene bloccato e killato e non possiamo andare a tirar giù oltre un certo numero di righe di dato. È un'impostazione che ovviamente può essere modificata, ma fare tante piccole query che poi vengono montate una sull'altra può effettivamente essere un'idea per non appesantire troppo SAP e non arrecare troppo disturbo alla piattaforma che magari è già connessa a tanti altri applicativi. Quindi se io adesso provo a mandare in esecuzione, nel log dovremo vedere le nostre richieste che vengono, vedete, spedite in tre split sequenziali. E poi, comunque, noi vediamo il risultato finale di questi split separati che poi vengono attaccati tra di loro con una specie di union, praticamente. Delle volte, però, adesso vado a chiudere questo tool all'interno di un container e ne prendiamo un altro. Va bene fare dei filtri. Va bene poterli impostare direttamente durante l'input, però magari i nostri filtri sono dei filtri, diciamo, dinamici, che mi aspetto che cambino col tempo. Classico esempio, devo fare un'analisi
anno su anno, io dentro SAP ho dentro i dati dal 10 anni a questa parte, però a me me ne servono comunque sempre gli ultimi due per poter effettuare la mia analisi. Potrei ovviamente venire all'interno della mia selezione dei dati e dirgli che voglio filtrare solo ed esclusivamente il 2016 e il 2015, che sono gli ultimi due che ho dentro, però poi cosa succede? Che l'anno successivo, a gennaio, dovrei riaprire il mio flow e andare a cambiare questi due filtri perché siano 2017 e 2016. Il che dice, vabbè, se lo devo fare una volta all'anno capirai che grande sforzo. Però se il filtro che dobbiamo fare ha una dinamicità molto più frequente, magari ho bisogno di fare delle analisi week over week, quindi deve andare a cambiare di settimana in settimana, diventa un attimino impensabile andare a gestire questa cosa manualmente. Motivo per cui il tool è provvisto anche di un connettore in entrata che si chiama S, che sta per selection, e questo ci permette di creare dei filtri dinamici che vengono passati direttamente tramite questo connettore. Quindi non andremo più a settare noi manualmente i filtri, ma verranno passati direttamente da un altro pezzettino di flusso. A dire la verità, esiste quest'altro tool che si chiama ACS Filter Tool, ed è fatto apposta per prendere un intero universo di BO, scegliere quali sono i valori che vogliamo passare come filtro all'interno di un altro universo BO e fare una sorta di query a cascata verso i nostri universi. Quindi potrei avere, non so, l'universo delle vendite da cui vado a capire quali sono i negozi che hanno avuto i profitti negativi. Solo per quelli che hanno avuto profitti negativi voglio fare una seconda query in un altro universo dove posso andare a vedere magari ad esempio quali erano i margini di vendita che erano stati impostati. Quindi non siamo obbligati a dire tiro giù tutto un oggetto, tutto un altro oggetto e poi metto insieme i dati. Possiamo fare anche un'interrogazione un pochettino più furba, diciamo, partire dal primo oggetto, andare a tirar fuori le informazioni che mi servono e fare all'interno del secondo oggetto un'altra query solo ed esclusivamente con un set di dati che mi servono. E per questo esempio andrò a utilizzare il mese, perché l'anno all'interno di questi dati non è proprio bellissimo. Se volessi fare un'analisi dove tiro fuori dal mio oggetto SAP tutte le righe di dato che hanno lo stesso mese di oggi, proprio inteso come data odierna, posso provare ad andare ad aggiungere un filtro sul mese, vedere come SAP codifica la colonna del mese, se già non lo sapessi. E ad esempio, se volessi tirar fuori il mese numero 5, o il numero 2, la sintassi che lui si aspetta è colonna month equal to, il 2 messo come decimale con una sola cifra, e poi non abbiamo chiesto lo split mese per mese, quindi questa colonna è falsa. Se io riesco a ricreare un input che abbia questa struttura, e questo tool della CS Filter Tool fa esattamente questa, posso passare il mio filtro in modo dinamico. Quindi io adesso posso copiarmi da questa schermata sia l'header che il value, quindi sia i titoli che i valori. Posso incollarli direttamente dentro Alteryx usando questo text input, che è un input che mi permette di inserire dei testi, e incollare i valori. Adesso abbiamo fissato due perché io avevo scelto il mese di febbraio. Con ad esempio una formula posso andare a sostituire questo 2 con il mese della data di oggi. Quindi posso andare a creare una nuova colonna che chiamo mese di oggi. Abbiamo
una formula che si chiama Date and Time Today, che mi stampa proprio la data di oggi, e da questo Date and Time Today posso andare ad estrarre il mese. Quindi se adesso mi sposto un attimo su un altro foglio, così non vado a disturbare SAP mentre faccio i test, possiamo copiare e incollare pezzi di flow da una pagina all'altra. Ho stampato il valore 5 del mese di oggi, però so che lui se lo aspetta in valore decimale, quindi posso dividerlo direttamente per 10 e mettere fix decimal con un solo numero dopo la virgola il mio valore. Così posso passare questo mese 05. Adesso che so che la mia formula effettivamente funziona, posso tornare nel mio flow iniziale, connettere il mio input alla S e quindi avremo una tab che si chiama Dynamic Input, che mi permette di andare a selezionare i valori che arrivano dalla mia tabellina. Se facciamo in modo che si chiamino esattamente nello stesso identico nome, lui se le va già a cercare automaticamente. Nel nostro caso, quello che sarebbe il low key per me è il campo della mia formula che si chiama mese di oggi, quindi lo vado a mappare correttamente con la colonna mese di oggi. Se ho fatto tutto correttamente, dovremmo vedere solo ed esclusivamente quelle righe di dato che hanno, magari mettiamoci anche il mese dentro alla nostra interrogazione, dovremmo vedere solo dove il mese è uguale a maggio. Infatti non ho fatto qualcosa bene. Andiamo in quello già preparato, bisogna sempre tenersi un backup. Abbiamo l'oggetto anche qui con la stessa praticamente stessa selezione. Abbiamo il nostro input creato manualmente e con la formula andiamo a tirar fuori il mese di oggi. Bello della diretta, se lo faccio qui funziona, se lo faccio di là no. Ok, vedete, in questo già preparato che ha funzionato, abbiamo solo il month 5 e il relativo Q2. Fatto in questo modo, il filtro vuol dire che quando questo flow in modo schedulato manualmente verrà lanciato dal 1° di giugno in poi, questo valore del low key cambierà automaticamente a 6.0 e quindi noi potremo avere i nostri dati aggiornati senza dover cambiare manualmente tutte le volte i valori. In 5.0, hai ragione Roberto, ho sbagliato io a scrivere la formula, ho fatto diventare 0.5 anziché 5.0, dovevo farlo diventare un fix decimal senza dividere per 10. Mi hanno dato la corretta soluzione dal pubblico. Solo fix decimal senza dividere, adesso dovrebbe funzionare. Abbiamo 32 righe di dato in cui abbiamo tirato fuori solo il month 5.0 di 3 differenti anni. Quindi se adesso la mia analisi fosse ad esempio avere la possibilità di fare una differenza tra
per ogni città e stato le sales revenue mese per mese. Potrei ad esempio sfruttare un tool che si chiama Crosstab, mi permette di prendere delle righe e ribaltarle in colonne e avere, anziché l'anno in riga, avere tre colonne con 2015, 2016, 2017. Così poi ho il dato in colonne e posso in modo semplice andare a fare una differenza. Altra funzionalità molto interessante di Alteryx questa volta è la possibilità di cacheare in locale il flusso e dirgli di praticamente tutte le volte che lo mandiamo in esecuzione di iniziare da un certo punto in poi. Quindi se io non volessi andare a connettermi a SAP tutte le volte che mando in esecuzione, posso fare un cache and run flow e vedrete che le iconcine dei tool verranno frizzate dentro dei cubetti di ghiaccio, mi fa capire che c'è una cache attiva e quindi da adesso in poi, quando io lo manderò in esecuzione per andare a creare la nostra tabella con gli anni in colonna, non andremo più verso SAP, ma andremo verso questo file locale che vedo dal log che è stato scritto, che è nel formato YXDB, che è il database di proprietario di Alteryx. Quindi posso andare a prendere questo crosstab, posso dirgli che voglio tenere ferme le colonne di city e state. Lo IAR diventeranno le mie nuove colonne e i dati che ci voglio dentro sono le sales revenue. Se dovesse succedere che più righe dovessero andare a finire dentro la stessa cella, quello che voglio è che mi sommi insieme tutti quei valori. Quindi metto come metodo di aggregazione somma. Abbiamo ribaltato la nostra tabella e adesso sarei in grado, ad esempio, con una semplice formula di andare a fare una differenza della colonna 2016 meno la colonna 2015. Vedete, adesso che lo faccio, lo mando in esecuzione, è praticamente istantaneo, non deve andare più verso SAP. Quindi per tutta la fase di sviluppo noi possiamo anche magari perdere, tra virgolette, un pochettino di tempo a fare la prima interrogazione, quella bella, bella grossa, bella piena di dati, cacheiamo il dato in locale e andiamo avanti a fare il nostro sviluppo e il nostro workflow senza andare a interrogare SAP tutte le volte. L'altro tool che fa parte della suite è il Webby. Connettiamo anche lui con la L del logon, così almeno ci va a passare i dati di connessione. Adesso vado ad aggiungere anche questo pezzo a un container e lo disabilito, così non mando più in esecuzione questa parte che abbiamo già visto. E anche in questo caso possiamo andare a fare una ricerca di tutti i report che abbiamo. In questo caso non abbiamo delle grandissime opzioni da scegliere perché questi Webby sono praticamente già dei mini reportini già fatti, però immaginiamo di avere all'interno di questi report magari delle informazioni, dei calcoli già fatti magari sul margine piuttosto che altri dati che possiamo avere dentro. Quello che possiamo fare è collegarci direttamente al nostro Webby. Spero che ce ne sia uno con dentro qualcosa. E utilizzare le informazioni che abbiamo già dentro senza magari stare a ricalcolarle all'interno di Alteryx. Abbiamo visto che fare dei calcoli o ribaltare all'interno di Alteryx non è niente di complicatissimo.
però se ce l'abbiamo già fatto è anche inutile, diciamo, perdere tempo a rifare quello che già esiste all'interno della nostra piattaforma e possiamo sfruttare direttamente quello che già abbiamo. Oggi la fortuna non mi assiste. Abbiamo questa Sales Analysis Dashboard dove vedete abbiamo già il margine, le quantità vendute e la revenue che ci ha dato questa vendita. Potrei tranquillamente prendere queste informazioni, metterle in join con il flusso che mi arriva da sopra e aggiungere praticamente accanto a questi dati che già abbiamo tutte le informazioni che abbiamo recuperato dall'altro connettore. Sta a noi la scelta se vogliamo ricostruire direttamente all'interno della piattaforma Alteryx qualcosa che magari già abbiamo in azienda sotto forma di report, o se preferiamo sfruttare già quello che abbiamo e portarlo all'interno della nostra area di lavoro. Riprendere lo year, il month e il valore delle sales revenue. Riabilitare il container con la mia richiesta solo del mese di marzo e abbiamo un apposito tool per fare quello che nel linguaggio tecnico è una join, che di fatto non è nient'altro che un cerca verticale di Excel, e digli che voglio andare ad abbinare la mia base di dato usando come chiavi di match. Ad esempio l'anno e il month. Ovviamente mi aspetto come risultato di avere solo ed esclusivamente maggio, che è l'unico che ho tirato fuori, quindi alcune delle righe che arrivano dal nostro Webi saranno escluse, ma di fatto possiamo prendere più di un oggetto universe o anche mischiare insieme object e WebI e avere le relative informazioni. Il monte è scritto in formato diverso, quindi non me lo sta prendendo come chiave di join. Però spero che sia chiaro, diciamo, il concetto. Quindi, giusto per fare una breve review un po' commentata, diciamo, di quello che abbiamo visto, possiamo utilizzare questo SAP logon per fare la connessione verso gli ambienti SAP, il che significa che se esiste della sicurezza legata all'utente, utenti che possono vedere solo ed esclusivamente alcuni oggetti e vengono esclusi dalla vista di altri oggetti, tutta questa sicurezza rimane. Possiamo scegliere fare la ricerca degli oggetti per i quali abbiamo effettivamente i permessi. Una volta che abbiamo scelto il nostro object, possiamo decidere quali colonne effettivamente vogliamo estrarre e per alcune di queste possono essere inseriti anche dei filtri, partendo direttamente da zero o anche cliccando direttamente sull'elemento che vogliamo utilizzare come filtro. E per alcune tipologie di interrogazioni che vogliamo fare verso SAP, può effettivamente capitare che SAP ci butti giù il processo perché stiamo richiedendo troppe righe. Quindi, in questo caso, per alcuni operatori come l'equal to oppure l'inlist, possiamo andare a selezionare i valori che effettivamente vogliamo utilizzare e chiedere la funzionalità di split, il che significherà che per ogni verrà fatta una query per ogni città e poi queste 6, 7, 8 query separate verranno montate in un unico risultato.
Ovviamente la ricerca diretta ci mette tipicamente un pelino meno rispetto alla ricerca splittata, perché bisogna anche mettere in conto il processo con cui poi vengono rimontate una insieme all'altra, però non è poi così differente la tempistica. Oltre ai filtri, diciamo, fissi dinamici che possono essere inseriti all'interno di questa schermata, è possibile anche creare dei filtri dinamici, magari utilizzando gli stessi tool di Alteryx, come in questo caso che ci siamo creati un campo dinamico che pesca sempre il mese odierno e passarlo come input dinamico all'interno dei filtri, andando a mappare esattamente le colonne che lui si aspetta di vedere. Oppure possiamo utilizzare quest'altro tool, ACS Filter, che è fatto apposta, già predisposto per connettersi ad un intero universo e dai dati che recupera creare dei filtri dinamici da passare all'interno di un secondo universo, per fare delle sorta di interrogazioni a cascata. Parto dal primo, recupero delle voci che mi interessano, nel secondo oggetto interrogo solo quelle voci. Poi pesco altre informazioni, interrogo via via solo pezzettini che mi servono. E poi abbiamo visto anche come sfruttare la funzionalità dei nostri web AI. Anche qui abbiamo la possibilità di selezionare le colonne che vogliamo utilizzare e possiamo avere direttamente i nostri cubettini, report, dei web AI, leggerli e sfruttare direttamente le informazioni. E con questo direi che abbiamo visto praticamente tutti i tool che fanno parte di questa suite dedicata a Business Object. Come potete vedere dalla schermata, ce ne sono anche alcuni per SAPBV e direttamente per andare sulle tabelle di SAP. Queste le vedremo nello specifico nel prossimo webinar dedicato ad Alteryx e SAP. Dovrebbe essere il 25 di maggio. Direi che possiamo sfruttare il prossimo quarto d'ora se avete per caso delle domande o se siete interessati a vedere magari nello specifico qualcosa, qualche funzionalità. Tanto apro i pannellini per leggere. Allora, è arrivata una domanda in cui chiede se i tool risentono delle limitazioni di BO. Allora, in parte sì, i tool utilizzano nello specifico l'API di SAP per connettersi, quindi se all'interno di BO ci sono effettivamente delle limitazioni, ovviamente vengono riproposte anche all'interno del tool, perché il tool non può ovviamente sovrastare quello che, come
quello che sono le limitazioni imposte, però so che tramite le API di solito ci sono un pochettino di limitazioni in meno. Quindi magari alcune specifiche limitazioni tipo sulla quantità di richieste che possono essere fatte nel giro di X secondi, con le API si sta un pochettino più larghi rispetto che con le richieste dirette. Poi non so se intendevi qualcosa proprio di specifico come limitazione, se cioè, ne avevi in mente una specifica o solo in generale. Ok, sì, durata delle estrazioni e numero di righe estratte, la limitazione c'è ed è il motivo per cui conviene utilizzare lo split. Delle volte potrebbe essere corretto e coerente, ad esempio fare lo split sulla città, io le città le voglio tutte, non è che le voglio tirar fuori soltanto due, però se lo imposto come filtro e metto lo split, riesco a fare tante piccole estrazioni che non eccedono mai né la durata dell'estrazione né il numero di righe estratte. Magari bisogna mettersi a giocare un pochettino all'inizio per riuscire a tarare e scoprire qual è la colonna giusta che ti permette di fare lo split e non andare oltre i limiti. Però quella funzionalità di filtro si può usare di fatto anche solo per attivare lo split e andare oltre questa limitazione. Ok. Allora, vedo dai messaggi in chat che bene o male è stato tutto abbastanza chiaro, non avete delle grandi domande. C'è per caso qualcuno interessato a vedere un po' di più il funzionamento di Alteryx in sé? Vogliamo sfruttare questi 10 minuti che restano per vederne un po' di più proprio sulle funzionalità del tool? Se vi interessa scrivetemelo pure in chat e magari vi faccio una breve demo di come funziona proprio Alteryx. Ok, va bene. Allora, apro un nuovo foglio. Allora, come vedete e come avete già compreso, i tool sono tutti suddivisi in queste tab che sono per funzione logica, quindi se voglio fare una connessione dovrò andare sotto la tab in e out. Delle volte dentro Alteryx il problema più grosso è quasi ricordarsi questa quantità enorme di tool che abbiamo. Abbiamo una comoda barra di ricerca che, se io mi ricordo che il tool si chiama Input, posso iniziare a digitare e anche dalla barra di ricerca stessa posso trascinare il nodo del mio flusso all'interno. In questo caso, avendo un input, possiamo decidere se connetterci a specifici database. Per alcuni abbiamo già dei connettori veloci fatti, altrimenti abbiamo i generici ODBC che possono essere utilizzati. Oppure ci possiamo connettere a dei file locali. Questa modalità di connessione è una connessione che tende a scaricare in locale il dato, quindi quando ci connettiamo noi stiamo tutte le volte scaricando i dati locali per poi manipolarli. Esiste anche un'altra tipologia di input che si chiamano in database, che inizialmente era stato pensato per i big data, i database big data, per i quali sarebbe impensabile scaricarsi tutto in locale. E poi sono stati in realtà aperti anche a qualsiasi altro database. E con questa tipologia di connessione, l'unica non viene mai scaricato niente in locale,
ma viene semplicemente scritto da Alteryx il codice SQL, e il codice SQL viene spedito direttamente al database ed è lui a macinare tutta la richiesta. Quindi per alcuni tipi di connessioni di database, questo metodo in database è effettivamente più veloce e più comodo. Però, come vedete, i tool a disposizione non sono tantissimi. Abbiamo sì la formula, abbiamo la join, abbiamo il sampling per selezionare solo alcune righe, abbiamo il select per selezionare colonne e rinominarle, abbiamo il summarize per fare la group by. Però, ad esempio, questo tool che abbiamo sotto Parse per fare il text to column, che sarebbe quello che fa il testo in colonne in Excel, non c'è. Perché? Perché il text to column è un qualcosa che non ha una correlazione in codice SQL diretta. Esistono in alcuni database le funzioni di split, oppure devo mettermi a fare delle grosse funzioni write, left, substring, mid, per andare ad avere la stessa identica informazione. Quindi sono un po', diciamo, limitati nelle funzionalità, ma in qualsiasi momento noi possiamo decidere di fare uno stream out del nostro flusso in database e connetterlo ai nostri tool di Alteryx. Quindi posso fare tutta la lavorazione che voglio fare con i tool. Voglio farmi una bella analisi geospaziale calcolando distanze o calcolandomi una trade area di 30 km da ogni punto vendita. Quando ho finito di fare questa lavorazione locale, posso fare uno stream in, creare tipicamente una tabella temporanea e riportare il flusso nella versione in database. Quindi abbiamo entrambe le tipologie di connessione. E il tool si può suddividere, diciamo, in tre macro aree: la parte di data preparation, quindi abbiamo formule, filtri, select, ordinare i nostri dati, andare a controllare se ci sono valori duplicati, abbiamo tutta la parte di join, union, abbiamo la parte di trasformazione per fare delle tabelle pivot e viceversa. E poi abbiamo anche una macro area dedicata alle analisi geospaziali e un'altra macro area dedicata alle analisi predittive. E la cosa interessante di questi tool è che non bisogna veramente scriptare nulla di nulla. Quindi sono tutti tramite interfaccia grafica. L'unica cosa che dobbiamo fare è imparare a utilizzare questa interfaccia grafica. Adesso non so che file aprire, quindi vado ad aprire uno di questi tool di esempio che ci sono. Ad esempio questo Join Data from Data Source. Abbiamo questo input che contiene un nome, una key e abbiamo anche un oggetto spaziale, che è un poligono. Quindi abbiamo proprio una mappa in questo caso. E abbiamo un'altra base di dati in CSV in cui abbiamo praticamente le informazioni su queste aree. Vogliamo andare a fare una join tra questa key e lo zip che abbiamo all'interno del nostro database. Però vediamo già che da una parte lo zip ha soltanto 4 valori, mentre dall'altra parte lo zip ne ha 5. Quindi vuol dire che magari in qualche passaggio, magari l'abbiamo aperto in Excel ha scambiato per un numero, ci ha troncato via tutti i primi zeri, cosa che succede spesso. Possiamo usare questa formula che si chiama padLeft, in cui gli diciamo che la colonna zip deve essere di 5 caratteri, e se fosse più corta di 5 deve aggiungere sulla sinistra tanti zeri per arrivare fino a 5. Quindi abbiamo generato una nuova colonna che si chiama sempre zip, siamo andati in realtà a sovrascrivere sulla stessa, e in ogni momento, agendo sulle due ancore che stanno a sinistra e a destra del tool, posso vedere com'era la mia colonna prima di entrare nella formula e come si è modificata dopo che è entrata nella formula. Dopodiché viene fatto un summarize per andare a raggruppare i nostri dati per ogni zip e poi abbiamo la join che va ad abbinare i valori del nome della key
e dello special object con quello che arriva invece dal nostro input di destra. Questo browse tool che ho messo, oltre a darci la possibilità di vedere gli oggetti mappa, ci serve anche per fare una sorta di esplorazione dei nostri dati, che ci dà informazioni su com'è la qualità del nostro dato. Facciamolo dall'input. Se mi sposto nella tab profile, ad esempio per la colonna key, ho questa specie di istogramma che mi fa capire che ogni valore dentro è ripetuto una volta sola, in questo caso, e sotto abbiamo proprio un indicatore che mi fa capire in percentuale quali sono i valori non ok, che vengono identificati solitamente in rosso, e sono magari le stringhe di testo che hanno degli spazi di troppo a destra e a sinistra, oppure dei testi particolarmente lunghi che hanno dentro anche degli a capo. Quanti valori nulli ho, quanti valori vuoti e invece la percentuale di 100%. Quindi questa barra che adesso è tutta verde, può essere vista come una barra che in alcuni casi viene colorata un po' in rosso, un po' in giallo, un po' in verde, ti fa capire come sono messi effettivamente i tuoi dati. E poi sotto abbiamo invece proprio un riepilogo che mi dice tipologia di colonna, la sua dimensione, quanti valori non nulli ci sono, quanti univoci ci sono, quanti nulli. Il valore più lungo, il più corto, e se avessimo anche dei valori numerici, e adesso ne creo io uno a caso facendo un random. Facciamo un randint fino a 99. In questo caso, per la colonna numerica, abbiamo proprio un grafico che mi fa capire come si disperdono i miei dati, un grafico a scatola con i baffi che mi fa capire il minimo e massimo, la mediana e lo scarto interquantilico, e anche sotto di nuovo abbiamo di nuovo il riepilogo, questa volta però un riepilogo numerico che mi farà vedere la varianza, la standard deviation, la media, il minimo e il massimo. E questo può essere molto comodo se vogliamo capire se i nostri dati effettivamente variano oppure non variano. Quindi tipicamente vengono creati questi flussi dove possiamo prendere fonti da basi di dato completamente diverse, attaccarci a due database diversi, anche database e file locale. Possiamo fare tutta la nostra data preparation con formule, con filtri, altri tool come ad esempio questo tile che ci serve per creare dei gruppi in modo veloce basati sui nostri dati. Possiamo mettere insieme queste informazioni con join e con union e possiamo fare anche poi delle analisi un pochettino più avanzate grazie a regex. Possiamo aprire direttamente anche degli XML e vedere i valori in modo semplice. E poi possiamo ovviamente o riscrivere direttamente sul nostro database, quindi come le stesse opzioni che abbiamo di input ce le abbiamo anche per l'output, oppure possiamo anche andare a scrivere direttamente, ad esempio, su Tableau Server, nel caso in cui tutta questa preparazione del dato sia prevista per fare delle analisi in Tableau. O in modo simile ci sono anche dei connettori, come potete vedere, per Power BI, per Qlik, per quelli che sono tutti i software, diciamo, di business intelligence. Quindi tipicamente creiamo questi flussi che poi vengono fatti, diciamo, una volta sola con l'obiettivo di essere eseguiti più volte, più volte, più volte ancora. Quindi va un po'. Alteryx ci aiuta sicuramente in tutta quella parte di utilizzo del dato e ci evita di rifare tutti quei lavori sporchi, diciamo, ripetitivi che ci tocca fare tutti i mesi, quando magari apriamo due file Excel e tutti i mesi rifacciamo la stessa pivot, rifacciamo lo stesso calcolo, rifacciamo lo stesso grafico, rifacciamo sempre la stessa identica cosa.